Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo di nuovo qui a Milano, stadio San Siro, per una delle partite più attese dell'anno da parte dei tifosi interisti, cioè Inter-Roma. L'importanza della partita è data da un'unica cosa, un unico fattore: il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro, questa volta però con la maglia giallorossa della Roma. Il rapporto tra l'Inter e Romelu Lukaku si può definire come uno dei più classici degli odi et amo. Arrivato a Milano grazie ad Antonio Conte è diventato un idolo dei tifosi, dando un contributo fondamentale per la conquista del 19° scudetto. Decide poi di andarsene dopo essersi autoproclamato re di Milano, creando una ferita profondissima all'interno del tifo interista. A gennaio inizia poi a rilasciare delle interviste in cui giura amore eterno all'Inter, esprime il suo desiderio di tornare, riesce nel suo intento. I tifosi dell'Inter, nonostante tutto, lo perdonano, nonostante delle prestazioni non sufficienti, nonostante abbia impedito a Di Marco di segnare il gol dell'1-1 in finale di Champions a Istanbul, ma l'Inter e gli interisti sono sempre stati lì, pronti a difenderlo. Ma poi si scopre che Lukaku da marzo aveva iniziato a parlare con la Juventus per trasferirsi a Torino. Follia pura. Quindi questa sera a San Siro gli aspetta un'accoglienza che farà davvero fatica a dimenticarsi. Nonostante i 30.000 fischietti acquistati dalla curva siano stati vietati, sono sicuro che ci saranno 80.000 persone pronte a dimostrargli tutto il loro affetto e a fargli capire che a Milano non è più il benvenuto. Comunque noi non saremo certamente così immaturi da comprare un fischietto per fischiare un giocatore. Alla fine l'indifferenza è la cosa migliore di tutte. O forse no. Tutto pronto, annientiamolo. È già pienissimo di gente che fischia fuori dallo stadio. L'accoglienza per il pullman nella Roma. Assurdo. Lukaku, uomo di merda. Uomo di merda. Lukaku, uomo di merda. Inter, 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 Inter. Atmosfera da Champions League. C'è una confusione incredibile, Lukaku non si immagina neanche cosa gli aspetta questa sera. Entra l'Inter in campo, solita coreografia pazzesca dello stadio. Entra la Roma, casino assurdo, dove sei Romelu, dove sei? Eccolo! È come se ci fosse un qualcosa nell'aria, sembra tipo una finale di Champions League. Incredibile, veramente c'è un'atmosfera da brividi, da brividi. Ogni volta che prende il pallone Lukaku, letteralmente viene sommerso nei fischi. Non oso immaginare quando toccherà un pallone durante la partita. Viene giù San Siro tipo. Entrano in campo le squadre. Adesso rimane da capire se gli ex compagni daranno la mano a Lukaku. Si attende solo che inquadrino Lukaku. Silenzio San Siro. Oh! Anche lui se l'è andati a cercare, però andando a battere il calcio d'inizio. Ah. E c'è là! Oh! No! Clamoroso, c'è la Noglu che traversa, ha preso! Dopo appena 5 minuti, super opportunità per l'Inter per passare in vantaggio. Mamma mia, che occasione! Si tenge in mezzo. Dai. Bravo! Bravo! Su, crossa! Cinturon! No! Cosa ha preso? Una parata incredibile di Rui Patricio. 15 minuti però l'Inter ha già avuto due ottime occasioni per andare in vantaggio. Solo Inter in campo. Cibici! Se segnava Di Marco così.
Mamma, che occasione, la terza in 15 minuti. Qui Patricio ha già iniziato a perdere tempo. Non può neanche avvicinarsi alla palla che viene fischiato. Fine primo tempo, 0-0 tra Inter e Roma. L'Inter che ha avuto almeno tre occasioni per passare in vantaggio, Lukaku per ora zero palle giocabili e ogni volta che si avvicinava al pallone veniva sommerso, letteralmente sommerso dai fischi. Adesso avanti tutta con il secondo tempo, perché va bene Lukaku, va bene tutto, ma la partita bisogna vincerla per conquistare la testa della classifica. L'Inter è già rientrato in campo, si aspetta la Roma e poi tutto pronto per il secondo tempo. Infame! Infame! Dai, raga! Bella! Sì, no! Non va niente dentro, niente! Sì, la... Bravo, Renzo! Sì! Dai, Mane! Dai, Mane! Dagliela! Di qua! No! Un'altra grandissima occasione, Thuram gliene ha dato un pelo lunga. Comunque il secondo tempo è iniziato con lo stesso spartito del primo, solo Inter in campo, bisogna fare il gol. Vai, vai, vai Thuram! No! No! Gli ha tirato una spallata clamorosa sulla schiena, da dietro. È sempre ben terra! Punizione da una posizione mega interessante per la Roma. Cicciola! Deviato! No! Madonna, ma noi non entrano mai queste cose! Solo la Juve! 20 minuti alla fine, sempre 0-0. Si sono accese le luci a San Siro. Che spettacolo, come sempre. Vai, bene. Vai! No! Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, l'internazionale devi vincere. Sempre Thuram, che giocatore! 1-0! Bravo Lauti, rimani là! Oh! Oh! Bello!
Gestire adesso, gestire. 3 minuti alla fine. E ancora. Carlos Augusto, incrocio dei pali pieno, che sfortuna ancora una volta, un altro palo. Quanto per te, internazionale del vincere, e per la gente che... Assedio finale della Roma adesso. Ancora esci. C'è! Tutto in piedi adesso, in attesa del fischio finale. Fischia! C'è! Punti importantissimi e soprattutto contro il traditore Romelu Lukaku. Siamo venuti fin qua per vedere segnare dura. Anche per questo video è tutto, l'Inter batte la Roma 1-0, Lukaku non ha toccato un pallone, noi ci vediamo fra una settimana e mezza per Milan Paris Saint Germain. Come sempre vi chiedo di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Ci vediamo al prossimo video, ciao!